Il tema, come diceva il seminarista Alberto, è l'educazione in mezzo a una rivoluzione culturale. La prima cosa che volevo fare, come insegna Papa Pio XI, riguardo l'educazione, la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci che cosa è l'educazione. E finché non sappiamo bene cosa è l'educazione, non dobbiamo dare nessun altro passo. Sarà perché basterebbe un piccolo sbaglio, una sfumatura sbagliata, perché alla fine diventi un grave errore nell'educazione. La prima cosa è chiarire il concetto. È vero che abbiamo poco tempo, quindi dirò, magari cercherò di dare una definizione spiegandola un pochino, e dopo passeremo a due blocchi, diciamo, la Chiesa e la ideologia moderna, e tutti e due con che cosa pensano riguardo all'educazione. Bene, anzitutto, per educazione noi intendiamo la perfezione, cioè quell'arte che devono avere i genitori per offrire ai propri figli la perfezione totale delle loro persone. È il compito più difficile di una famiglia, perché i genitori dovranno mantenerli fisicamente, materialmente, la salute, però devono procurare la perfezione spirituale. E questa è la vera sfida di un padre e di una madre. In qualche maniera, indirettamente, di un nonno, di una nonna, di un zio, una zia, di un cugino e così. Bene, se io vi dico che un papà e una mamma devono procurare al figlio la perfezione totale, nessuno deve spaventarsi. Pensate nell'ambito materiale. Una mamma non si accontenta se il figlio è quasi sano. Va bene, se è malato, però si darà da fare perché sia perfettamente sano. E farà di tutto, farà ogni sacrificio perché sia perfettamente sano. Bene, un padre e una madre non possono accontentarsi se il figlio è quasi, si può dire, una persona buona. No, deve essere una persona buona. E non basta con dire, no, ma lui sa, per esempio, ha studiato tanto. È un ladro, però ha studiato tanto, no? Questo non realizza il bene della persona, no? Come potete capire, noi parliamo soprattutto a livello morale. Quali sono, a livello spirituale, l'educazione significa trasmettere che cosa vale e che cosa non vale. Bene, tutti voi sapete che è morto il nostro fondatore, e siamo ancora tutti molto colpiti dalla sua scomparsa, e io mi è rimasto molto impresso una cosa che ha detto il padre Carlos Pereira nella messa che ha predicato del funerale. Lui ha detto questo, che il padre Buela è stato un buon padre. Perché? Perché soprattutto per questo, perché ci ha insegnato che cosa dobbiamo amare, che cosa vale la pena amare. Un buon padre di famiglia fa proprio questo, le insegna al figlio che cosa deve amare, lo insegna con le parole ma con l'esempio, amandolo lui anzitutto. Questa è la educazione, la perfezione completa del figlio, i valori morali, le cose che veramente valgono, le verità spirituali, le realtà spirituali che veramente valgono. Quindi, la istruzione, istruirli in alcuni ambiti del sapere, non è educazione, ma è parte dell'educazione. L'educazione è qualcosa di completo, anzitutto uno deve capire questo, è completa o non è. Un ultimo aspetto che vorrei dire è questo, che lo sottolinea Papa Pio XI. L'educazione è opera eminentemente sociale. Allora, un bambino, un adolescente, per natura è docile, imita, ascolta, assorbe facilissimamente e ripete quello che gli viene trasmesso, soprattutto in questa età. Allora, questa docilità, quindi, rende luogo educativo non solo la famiglia, ma tutti i luoghi dove questo bambino riceverà esempi, idee, dove trascorrerà la maggior parte del tempo, i modelli da imitare, e quindi luogo educativo dopo la famiglia immediata è la scuola. E vi dico,
lo sapete meglio di me, luogo educativo, per bene o per il male, è internet, è YouTube, è questo. Tu vedi quelli che ti parlano e soprattutto un bambino, un adolescente assorbe, riceve, riceve e da lì impara anche che cosa deve amare e che cosa non deve amare. E se tu vai a scuola, imparerai anche lì attraverso l'insegnante che devo amare e che cosa non devo amare. Allora i genitori che sono i veri responsabili di questo, un padre buono e una mamma è buona, se insegnano cosa deve amare il figlio, devono vegliare per tutti questi ambienti educativi che frequenta il figlio. E io voglio riferirmi soprattutto alla scuola. Facciamo, immaginiamo questo, una gara di corsa, due atleti che vedono il punto d'arrivo, tutti e due stanno così, a punto di partire. Sono tutti pieni di adrenalina, ancora non partono, però loro hanno nel cuore questo punto d'arrivo, che già vi dico, il punto d'arrivo è l'educazione. Parte, e uno dei due corre immediatamente verso questo scopo, e l'altro che non si decide. Non si decide perché ha paura di farsi male, perché ha paura di esagerare, forse esagero, vado troppo veloce, dovrei rispettare l'avversario. Allora si ferma e l'avversario, che non rispetta niente, va avanti, va avanti, va avanti. Questa è, cari amici, la situazione di noi cattolici, che per l'educazione facciamo pochissimo, per l'educazione scolastica mi riferisco, non metto in dubbio il buon impegno dei genitori a casa, però per le scuole facciamo, però facciamo poco. Non dico che non si faccia niente. Invece l'ideologia, è questo che io vi voglio dimostrare, le ideologie moderne, con tutta la rivoluzione culturale adesso, hanno come bersaglio principale la scuola. E vi dico di più, io vorrei sottolineare l'ultimo bersaglio che vuole conquistare l'ideologia, è l'asilo. Già non è più la università, non è più la scuola media, era un'epoca, adesso è l'asilo e la scuola elementare, è il vero scopo da impadronirsi, no? Allora parliamo di quello a cui apparteniamo noi. Cosa dice la Chiesa riguardo l'educazione? L'educazione cristiana della gioventù è stata sempre una forte convinzione della Chiesa. La sposa di Cristo dimostra il suo amore per l'educazione nei suoi documenti. Pensate che noi celebriamo liturgicamente i santi educatori. Li celebriamo con un titolo speciale, no? Educare è una delle sette opere di misericordia. La Chiesa si identifica con l'educazione. Si sente una cosa sola con l'educazione. Pensate quando San Giovanni XXIII la chiamava madre e maestra alla Chiesa, no? Madre e maestra. La Chiesa è maestra. Non fa da maestra, è maestra. Dopo spiegare i principi essenziali riguardo l'educazione, Pio XI concludeva: dai principi accennati si fa chiara e manifesta l'eccellenza, si può ben dire insuperabile, dell'opera dell'educazione cristiana. Allora, io penso a tutti quanti ci aiutano, a noi per esempio, come volontari nella nostra scuola, no? Quando noi parliamo della Chiesa, parliamo dei battezzati, non parliamo solo di un vescovo, solo di un'autorità ecclesiastica. Ogni battezzato, la Chiesa agisce attraverso ogni battezzato. Io penso a quelli che ci danno una mano a Vitorchiano, a quelli che aiutano a Torino, a Osimo, la nave di Telemaco, che sono i nostri amici che sono anche qua. A voi vi dico questo: quello che voi state facendo, secondo il Magistero della Chiesa, è di una eccellenza insuperabile. Chiara e manifesta l'eccellenza insuperabile, dice il Papa, dell'opera dell'educazione cristiana. Non c'è nulla di più grande. Perché? Perché un cattolico, dice lo stesso Papa, in questa maniera intende cooperare con Dio al perfezionamento degli individui e della società, in quanto l'educazione imprime agli animi la prima, la più potente e la più duratura direzione della vita. E cita il libro dei Proverbi che dice questo: il giovanetto, secondo la via che ha presa, anche quando sarà invecchiato, non se ne scosterà.
il giovanetto si trova in un'età decisiva, determinante, e non meramente un passatempo. Non è che vai a scuola a passarla bene necessariamente. Cita anche San Giovanni Crisostomo: cosa vi è di più grande se non governare gli animi, se non formare i costumi dei giovanetti? A me ha colpito molto, voi sapete, San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, è il patrono dei parroci, perché era il parroco per eccellenza, no? Una volta un sacerdote che era cappellano in una scuola, vedendo la figura del curato d'Ars, pensò: io devo diventare parroco come lui. Andò a trovarlo e gli disse che voleva diventare parroco. Il curato d'Ars, che era parroco, ha detto: no, neanche sognando lei deve diventare parroco. L'opera più bella che può fare in questo momento è dedicarsi alla educazione della gioventù. Quindi la tua opera è più bella della mia, gli stava dicendo il santo curato d'Ars. Quindi apprezzare l'educazione cristiana è stato sempre un atteggiamento della Chiesa, ma amici miei, io mi sono perso qualcosa, perché da quando noi abbiamo proposto un'iniziativa di educazione, ma critiche di ogni tipo, osservazioni qua e là, quindi non devi partire per questa corsa. Aspetta, rispetta l'altro, rispetta lo Stato, come mi diceva uno così, un uomo di Chiesa. Rispetta lo Stato, fidati dello Stato. Non è vero che si insegnano ideologie nelle scuole. Bene, qualsiasi cosa si faccia come iniziativa viene visto come un modo di fuga, un atteggiamento settario. Una comunità di suore che avevano abbastanza vocazioni mi hanno detto di aver lasciato una scuola. Io ho visto la scuola, una scuola enorme, enorme, gigante, e loro non partecipavano più, loro abitavano praticamente di fronte a questa scuola, e loro mi hanno detto che no, che l'hanno lasciata in mano al comune. E io l'ho chiesto: ma perché? Dico: magari mancanza di vocazioni. No, non abbiamo vocazioni. E allora perché l'avete lasciata? No, dice, perché prima, all'epoca del nostro fondatore, educava la Chiesa, adesso educa lo Stato. Pio XI, in questa enciclica bellissima che consiglio a tutti, Divini Ilius Magistri, diceva: l'educazione appartiene in modo sovreminente alla Chiesa, non eminente, sovreminente alla Chiesa. E se corrisponde sovreminente alla Chiesa, facciamo un paragone, non eminente, ma sovreminente alla Chiesa. Facciamo un paragone: una famiglia che vuole offrire formazione cristiana, quante risorse laiche ha e quante risorse cristiane ha? E se, se il compito è sovreminente, perché non c'è una facilità in questo campo? Che è successo? Alcuni considerano che la Chiesa non debba intromettersi nell'educazione, e Pio XI diceva: nell'esercizio di questo diritto educativo potrà stimarsi ingerenza indebita, ma preziosa provvidenza materna della Chiesa nel tutelare i suoi figli dai gravi pericoli di ogni veleno dottrinale e morale. Uno dice: bene, questo era il passato, no? E uno dice: sì, ma che è successo? Sono passati 100 anni da questa enciclica, ma che è successo in questi 100 anni? Perché adesso tutto è cambiato. Adesso è una mancanza di virtù dedicarsi all'educazione. Una chiesa che non vuole educare è una chiesa che rinuncia a essere se stessa, è una chiesa che rinuncia a essere madre e maestra. Quando io dico chiesa, voi non dovete pensare agli altri, pensate a voi, a noi, a me, ai sacerdoti. Con i sacerdoti devo discutere questo tema, un tema che sembra così evidente. Bene, però se qualcuno può pensare che questo era quello che pensava la Chiesa, come mi ha detto questa sera, la Chiesa prima educava. L'anno scorso la Congregazione per l'Educazione Cattolica scrisse un documento intitolato L'identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo, ed è un documento molto bello, molto chiaro. Lì dice: solo un'azione forte e unitaria della Chiesa nel campo educativo, in un mondo sempre più frammentato e conflittuale, può contribuire sia alla missione evangelizzatrice affidatale da Gesù,
sia la costruzione di un mondo in cui gli uomini si sentano fratelli. Più avanti scrive: l'icona della Chiesa Madre non è solo espressione di tenerezza e di carità, ma custodisce anche la forza di essere guida e maestra. Il documento, una cosa geniale che ho trovato, è che dice, sottolinea l'obbligo e diritto che hanno i genitori nel scegliere non solo la scuola, a quale scuola mandarle, ma dice anche il progetto educativo possono scegliere. Io li mando, quanti di voi che mandate i figli a scuole parentali venite criticati? Perché li mando in scuola? Ma anche la Chiesa dice che noi abbiamo il diritto di scegliere, i genitori, il progetto educativo. Perché? Perché adesso non si può più. Bene, questo diritto educativo viene realizzato in maniera eminentemente sociale. È vero che si fa, non si fa da soli, è molto difficile, è impossibile educare da soli. Bisogna farlo con altri. Personalmente mi sembra sempre più difficile farlo da soli, cose che magari in passato si potevano fare. Parliamo adesso dell'altro atleta che corre verso l'educazione, ma che ha corso in una maniera così determinata che forse sarebbe buono imitare. Andiamo a passo lento, pensiamo all'attuale rivoluzione culturale. Allora, ci troviamo in un tempo in cui tutto quello che dicevamo dell'educazione, i valori morali, quali cose hanno valore? La virtù, la grazia di Dio, la Chiesa, la onestà, bene, tutto quanto ha un valore, la famiglia, per esempio, adesso non ha più valore, almeno c'è un ambiente. Già non si tratta di una persona, non si tratta di un politico che fa una legge, ma di un ambiente che pretende cambiare ogni valore morale. Io solo per questo, di questi esempi voi mi darete più a me che io a voi, però io conosco alcuni, solo perché non avevo tempo, ho cercato due minuti una donna che si è sposata con se stessa, che era anche commossa, che la famiglia piangeva, lei una torta... Una sola, lei con la torta. Tu dici, noi ridiamo adesso, fra 5 anni avrete parenti, avrete amici che fanno la stessa cosa. Su Amazon, per esempio, se una cosa si vende su Amazon è perché non è una cosa pazzesca, ma si vende, no? Avete sentito parlare di un prodotto, una casacca che si chiama Mr. Milker. Mr. Milker è una specie di casacca, è abbastanza brutto, che si può riempire di latte la parte del petto e quindi gli uomini possono allattare, perché ti metti questa casacca invece di darle un biberone, così, no, tu devi darle... Allora, mi chiedo, 5 anni fa era un ideale a un maschio allattare? No. Adesso, e con questo io vi voglio dire quello che è evidente, che i valori morali, la stessa famiglia, Monica Cirinà, che era lei? Non mi ricordo, poi una politica, però non... Politica... Bene, lei uscì una volta con un cartello sorridente perché ormai si può fare questo, no? Dio, patria e famiglia. 2 punti, che vita di... Voi no, mi capite. E lei sorridendo così, sapete, prima si difendeva Dio, adesso non si può difendere più Dio come un ideale. La patria nemmeno si può difendere, già no, dedicati ad altro. L'accoglienza, l'immigrazione, mischiare tutto, che va bene, però la patria in se stessa, ma la famiglia addirittura. La famiglia, dire famiglia è una vita di M. E tutti attorno a lei sorridenti, ridendo tutti. Allora, è evidente che c'è adesso, per prima volta nella storia, un cambio di valore, un cambio morale. Chesterton, questo l'ho sentito da padre Fuentes, quando parla del 68, racconta la storia di un bambino che sta con sua mamma seduto in una piazza e vede gli alberi che si agitano dal vento, fortissimi. In un momento gli cade il capello al bambino. Il bambino si arrabbia, prende il cappello, lo mette e dice: mamma, perché non tagliano questi alberi? Così il vento la smette.
E tutti ridevano di questo bambino, dice Chesterton, ma non si rendono conto che quello, gli esempi che ho messo, Mr. Milker, la donna sposata con se stessa, Cirinà, e tutto quanto che noi vogliamo dire, in realtà sono alberi agitati dietro questo. Ci sono idee che, con le quali ci stanno martellando da quasi 100 anni. Tutta questa rivoluzione è stata annunciata, noi lo sapevamo, è scritto, io non sono un cospirazionista, io leggerò quello che si diceva negli anni 50, è tutto programmato e noi lo sapevamo. Sapete, Gesù dice, se il padrone di casa sapesse a che ora arriva il ladro, non si lascerebbe rubare. Noi ci siamo lasciati rubare sapendo che il ladro sarebbe arrivato e siamo contenti, lo consideriamo una conquista. Qual è stata la loro strategia? Io vorrei parlare del vento, non vorrei parlare degli alberi che si agitano. Questi alberi che si agitano, esempi di quello che sta accadendo, voi lo conoscete meglio di me. Vediamo quanto tempo ho, perché questo sì è più difficile. Allora, nel 68, voi sapete, molti parlano di una reazione spontanea. Non è stata nessuna reazione spontanea. È stata una cosa preparata da tante idee, no? I giovani che protestavano nel 68 sono, uno dice, erano ragazzi oppressi che si sono arrabbiati, si sono ribellati. No, non erano così. Oriana Fallaci descrive questi rivoluzionari come vandalismi degli studenti borghesi che osano invocare Che Guevara a scuola e a scuola ci vanno con la fuoriserie di papà. Cristina Sicardi li chiama i figli della noia, erano ragazzi completamente protetti, annoiati, di una posizione economica anche buona. Ma questi, senza forse sapere che cosa stavano protestando, inneggiavano le tre M, che erano Marx, Mao e Marcuse. Impossibile parlare di tutti. Parliamo di Marx. Chi è questo Marx? È il vento, sono le idee. Il marxismo, come voi sapete, dice Solzhenitsyn, l'ateismo militante non è un dettaglio, una periferia, neanche una conseguenza marginale della politica comunista, ma un suo elemento centrale. Lenin diceva che qualsiasi idea su Dio, incluso dubitare un istante dell'idea di Dio, è un segno di indicibile viltà, una peste tra le più abominevoli. Esistono milioni di peccati, di azioni immonde, di atti crudeli, di malattie contagiose molto meno pericolose che indugiare se forse Dio esista. Questa è la cosa più grave di tutte. Beh, alcuni pensano quindi che il marxismo potrebbe essere battezzato, basta togliere l'aspetto di ateismo. E questo è un grave errore. Il marxismo è una ideologia, ed è la ideologia che oggi, adattandosi ai propri tempi, ha saputo imporsi a livello di idee, al di là dell'ateismo, dal quale non si può neanche staccare. Pio XI, sempre lui, diceva: «Venerabili fratelli, procurate che i fedeli non si lasciano ingannare. Il comunismo è intrinsecamente perverso e non si può mettere in nessun campo la collaborazione con esso da parte di chiunque voglia salvare la civilizzazione cristiana. E se taluni indotti in errore cooperassero alla vittoria del comunismo nel loro paese, cadranno per primi come vittime del loro errore. E quanto più le regioni dove il comunismo riesce a penetrare si distinguono per l'antichità e la grandezza della loro civiltà cristiana, tanto più devastatore vi si manifesterà l'odio dei senza Dio». Allora, lo scopo del marxismo era eliminare ogni differenza, soprattutto quella differenza fra il ricco e il povero, no? Il proletario e il borghese. Questa differenza sarebbe eliminata attraverso un contrasto fra entrambi, uno scontro anche violento, sì? Quindi opponendo, odiando uno all'altro, odiandosi a vicenda, si sarebbe arrivati alla eliminazione di questa distinzione, ricco e povero, però si doveva eliminare ogni differenza. La religione, essere ateo, essere credente, dovrà essere eliminato, dovranno scontrarsi. Essere maschio o femmina deve essere eliminato. È lo scopo dell'Agenda 2030, che non si parli più di maschio e femmina, no? Alcuni si sono arrabbiati perché nel messale si dice fratelli e sorelle.
Forse conviene dire così, perché dopo diranno fratello, non so che diranno, perché non ci sarà questa distinzione. Questo è lo scopo per il 2030, che non si parli più di maschio e femmina. Bisogna eliminare tutte le differenze, dice il marxismo. Madre e figlia, basta. Che la figlia si scontri con la madre con la figlia. Sì. La figlia dia ordini alla madre diventi una quindicenne. E si comporti come senza responsabilità verso la famiglia, verso i figli. Così era l'ottimismo marxista, no? La rivista Communist, citata dal nostro caro amico Francesco Agnoli, che non si può sedere perché ha problemi, deve camminare tutto il tempo, sta camminando là in giro. Il libro si chiama Il Novecento, il secolo senza croce. Le ho chiesto a lui di portare alcuni esemplari, quindi ci saranno qua in giro. Io ve lo consiglio a tutti, no? Parla molto di queste ideologie che fanno la base dell'attuale rivoluzione culturale. Lui cita a questa rivista comunista che augurava, che prometteva il paradiso terreno. In questa futura società comunista saranno inconcepibili la cupidigia, la bramosia del proprio tornaconto, il tentativo di danneggiare la proprietà sociale, la tendenza a sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi, lo scomparire dalla faccia della terra, i sostenitori dello sfruttamento, della violenza, delle guerre, spazzerà via l'animo dell'uomo, il rimasugli del sentimento dell'odio, condurrà al rafforzamento dell'amore fraterno, quindi sarà un paradiso in terra. Bene, chiedete a quelli che hanno vissuto ai tempi del comunismo se il paradiso è stato raggiunto. E con tutta questa rivoluzione, come notava un russo all'inizio del Novecento, Rozanov, sempre citato da Francesco Agnoli, lui scriveva questo: senza dubbio, questo è molto importante, che già nel 1918 si vedeva quello che sarebbe successo adesso. Senza dubbio, la ragione profonda di quanto sta accadendo risiede nel fatto che l'umanità europea, tutta intera, si sono aperti dei vuoti abissali lasciati dal cristianesimo del tempo passato. In questo vuoto tutto sprofonda. Troni, classi, ceti, lavoro, ricchezza, tutti sono travolti, tutto e tutti periranno. Ma tutto questo sprofonda nel vuoto di un'anima che è stata privata del suo contenuto antico. Sprofonda perché l'anima è vuota, l'anima cristiana è vuota. Il pedagogo Makarenko diceva, parlando del trionfo del comunismo: ogni nuovo giorno il socialismo lancia sempre più alto nel cielo i palazzi di una nuova felicità umana e stupisce il mondo con la pace sovrana di una nuova dignità umana, di una nuova cultura e di una nuova arte. Come invidio gli uomini del futuro, diceva questo pedagogo marxista. Questo ottimismo finiva nella pazzia, come successe in Albania. Enver Hoxha, il dittatore albanese, mentre il popolo moriva di fame, spese una marea di soldi per costruire i bunker, che ci sono ancora in Albania, se voi andate li trovate. Perché? Perché Hoxha era convinto che il mondo intero invidiasse l'Albania, l'Albania comunista. E quindi c'erano dei bunker perché sarebbe invasa l'Albania, come i grandi imperi, dove tutti vorranno entrare e loro dovevano anche difendersi, no? Era la pazzia totale, no? A ben pensarci mai nella storia, cito Francesco Agnoli, a ben pensarci mai nella storia alcuna ideologia, alcun potere ha promesso agli uomini tanto. Mai nessuno aveva promesso il paradiso per l'immediato futuro, dietro l'angolo per tutti. Eppure mai nella storia l'uomo ha sperimentato più schiavitù, guerra, discriminazione, intolleranza, odio ideologico. C'è dunque una discrepanza terrificante nel comunismo tra teoria e pratica, una discrepanza spesso occultata dalla propaganda, dalla menzogna sistematica a cui tutti i regimi comunisti sono ricorsi, prima per ottenere il potere, per poi nascondere la realtà dei fatti e rimandare di continuo, attraverso la creazione di sempre nuovi nemici, unico vero ostacolo alla costruzione del paradiso comunista, l'edificazione della società perfetta. Bene, e concludo questa parte dicendo che Solzhenitsyn diceva, lamentava proprio questo, diceva che la cosa peggiore di questa epoca
Non erano neanche i campi di concentramento, forse non era neanche l'ateismo che professava il marxismo, ma la cosa più terribile di questa epoca era la menzogna generale imposta obbligatoria. E questo è l'aspetto più terribile dell'esistenza umana del nostro paese, peggiore a tutte le disgrazie materiali dell'assenza di ogni libertà civica. Uno Stato che mente, una ideologia che ti inganna, che ti inganna e ti convince, e se non ti convince ti obbliga a convincerti, perché o verrai punito, come era l'epoca di allora, o verrai denigrato, preso in giro, umiliato, considerato un pazzo, un fanatico, un fascista, non so. Basta che tu non sei d'accordo con l'ideologia per venire considerato un settario. Seconda parte, il comunismo cambia strategia. Arriverà uno delle, secondo me, menti più brillanti, purtroppo, brillanti nel male, il sardo Antonio Gramsci, che ha saputo correggere gli sbagli del comunismo. Il comunismo ha prodotto, si calcola, 100 milioni di morti. Dov'è questo ottimismo, questa elevazione dell'essere umano? 100 milioni di morti. Gramsci dirà che è stato lo sbaglio del comunismo fare questo scontro a livello politico. Non bisogna cambiare la politica, quello che bisogna cambiare è la mente delle persone. Bisogna farli cambiare il modo di pensare. Quindi il bersaglio del comunismo, diceva Gramsci, non è un partito politico, è la scuola. È tutto quello che riguarda l'ambito intellettuale. Però Gramsci dice, ma usate la testa, diceva Gramsci, non andate all'università. L'università, quando il ragazzo arriva all'università, ha già tutte le sue decisioni prese, il suo orientamento morale già deciso. Dobbiamo andare alla scuola media, è lì dove dobbiamo entrare, soprattutto il punto strategico è lì. Che dobbiamo fare con la Chiesa, diceva Gramsci? Scontrarci con la Chiesa? No, basta. Dobbiamo mettere in campi di concentramento i preti? No, questo è stato l'errore. Bisogna lasciarli parlare, però bisogna che i preti, soprattutto, bisogna raggiungere il tradimento intellettuale dei preti. Che i preti non smettano di parlare di paradiso, però di un paradiso terreno, il paradiso che è in te. Vuoi parlare di Cristo? Parla di Cristo, ma un Cristo rivoluzionario per i poveri. Non parla di un Cristo che viene a dare la sua vita per una vita eterna. L'eternità è una cosa che a Gramsci lo farebbe proprio impazzire di rabbia. Tutto quello che riguarda un al di là, un Dio che si trovi, che sia più grande dell'uomo, una vita eterna che sia più grande della vita terrena, a Gramsci lo faceva veramente impazzire di rabbia, no? Si dice che era il nemico più grande che ha avuto la storia di un Dio trascendente. Questo lo dice Augusto del Noce. Quindi il marxismo raccoglie tutti i principi cristiani, però rendendoli immanenti, terreni, orizzontali. E questo è ciò che deve fare la Chiesa. Vuoi fare una scuola cattolica? Falla la scuola cattolica. Il messaggio sia immanente, va tutto bene. La rivoluzione sta andando bene. Addirittura, diceva Gramsci, non dobbiamo eliminare comunque a quei preti che parleranno di un cielo, di un inferno. Teniamoli, perché servono, perché denigrando, odiandoli, si mantiene la causa viva. Quindi avere questo piccolo gruppo di preti che parleranno di cielo e di inferno a noi conviene, perché manifestando molto odio nei loro confronti ribadiamo la nostra posizione immanente, terrena. Bisogna ammettere che è una strategia geniale, purtroppo. E soprattutto la corsa verso l'educazione. A Gramsci si attribuisce una frase che non so se ha detto: datemi l'educazione e il resto vi sarà dato in aggiunta, parafrasando il Vangelo. Ma adesso passiamo a un terzo e ultimo punto, che è la ideologia attuale, che noi vediamo, punta più, non tanto più sulla scuola media, ma sulla scuola elementare e sull'asilo. Però questo ci è stato detto molto tempo fa, e da tanto tempo che ci è stato detto, che ci avrebbero rubato l'educazione, lo avevano già detto, lo hanno già fatto.
quando io sempre cito, non so se è venuta qua, però una mamma giovane che le ho detto, guarda, sai, abbiamo fatto una scuola e io non ho mai visto come che il diavolo si arrabbiasse tanto contro un'opera come contro questa. Non ho mai visto che il fatto di aver iniziato una scuola lo abbia fatto arrabbiare così tanto. Che lui voglia impedire, no, questo. E lei mi ha detto, padre, sai, io non sono d'accordo con il fatto di che tu stai facendo un'opera contro di lui. In realtà è così, mi dice. Il diavolo si è già impadronito della scuola, dell'educazione, delle scuole. Se non c'è Dio, questo è vero, se non c'è Dio, c'è la natura, c'è il peccato, è così, molto semplice. L'assenza di Dio significa peccato. Questa è un po' la definizione stessa, no? E lei mi diceva, la scuola ormai è stata presa già dal diavolo. Sei tu che ti stai mettendo nel suo ambito. È molto più difficile di quello che tu pensi, padre, mi diceva questa mamma giovane. Ha ragione, ha ragione. Bene, si parla di una mente diabolica nata negli anni 50, che forse voi avete sentito parlare, anche avete sentito lodare. L'inglese Bertrand Russell. Ci sono scuole con il suo nome, premio Nobel, no, della letteratura. Bene, Russell, io vado, posso parlare piuttosto poco. Lui negli anni 50 scriveva apertamente questo, e voi lo potete trovare facilmente. Lui diceva questo: bisogna stabilire due sistemi diversi di educazione. Lui parlava di filosofia politica, no? Dice, uno, un sistema di educazione rivolto alla maggior parte della popolazione, a quasi tutta la popolazione. L'altro, a una minoria destinata a governare questa popolazione. Quindi sono due strategie diverse. Una è per chi governa e una è per il popolo, la maggioranza. Questa distinzione doveva farsi però nel più assoluto segreto. I dominati, gli schiavizzati, non dovrebbero mai sapere, nemmeno sospettare l'esistenza di tale distinzione. Stabiliti i due sistemi, il seguente passo consiste in questo: fare che quelli che sono governati credano che la neve è nera, diceva lui. È l'unica maniera, cioè il governante deve riuscire, questo lo dice lui, se tu vuoi uno Stato ben organizzato, il governante deve riuscire a che il governato riesca a dire, riesca a convincersi che la neve è nera. Se non riesci che la neve è nera, contentati con convincerlo che la neve è grigia, diceva, no? In altre parole, che non avessero mai accesso alla conoscenza reale delle cose, a un indottrinamento capace di renderli più docili, più dalla classe dirigente. Dovevano avvilirli per poter muoverli a secondo il proprio capriccio. Qualcuno mi sta dicendo, forse questo è un cospirazionista, questo è un esaltato. Io sto leggendo, no? No. Finora non faccio commenti, leggo, leggiamo insieme. Siccome hanno già detto che avrebbero fatto così, adesso che già ci hanno detto quello che faranno nel 2030, forse è il momento di reagire. Questo è il mio unico scopo. Sapete, una volta c'era la marcia per la vita e io ho chiesto a diversi religiosi nostri di parlare con i rappresentanti pro-life del loro paese, e molti mi dicevano sì, sì, ok, ci penso io. La superiora provinciale dell'Ecuador mi ha detto, padre, se vuole posso chiederle a Amparo Medina. Dico, chi è Amparo Medina? Sì, chiediamole a Amparo Medina, chiediamole a chi sia, no? E a me arrivò messaggio di Amparo Medina, bravissima, un messaggio bellissimo. Dopo ho saputo chi è Amparo Medina, era una ex guerrigliera marxista che ha lavorato all'ONU come segretaria ed era lei a impulsare tutta la rivoluzione sessuale. Lei diceva questo, veniva un parlamentare a parlare e arrivava all'hotel, all'albergo dove lo ricevevano, sulla sua scrivania trovava un discorso già stampato e 3.000 euro, quello che doveva dire è 3.000 euro. E doveva dire quello che noi le dicevamo. Questo lo troverete facilmente anche su internet. E lei diceva, ma perché? E perché questa rivoluzione? Perché lei diceva, perché se tu riesci a una persona a farla dubitare se è maschio o femmina, riesci a farlo dubitare di tutto.
Se tu riesci a convincerlo che tutto quello che per lui è evidente, tu riuscirai a infondergli paura quando vuoi, allegria per certe cose quando vuoi, diceva lei. Addirittura, se tu a un giovane, a un bambino, cominci ad avvilirlo sessualmente attraverso la pornografia, attraverso insegnarli a toccarsi, come si sta facendo, no? Un bambino così dipendente dal sesso è facilmente da grande manipolabile, grazie, perché se non la imparo sarà più lunga la... manipolabile. E lei diceva proprio questo, no? E Russell, al quale torniamo, diceva proprio, insisteva proprio su questo aspetto. Tu non devi pensare, pensa la elite governante, questo gruppo che governa. Come fare per farli credere, diceva Russell, al popolo, che la neve è nera? Anzitutto, neutralizzare qualsiasi discussione al riguardo. Per conseguirlo, definire la seguente strategia. Quelli che non accettano che la neve è nera o grigia siano considerati degli eccentrici. La situazione perfetta sarebbe quella in cui il dissidente fosse ridiculizzato dai propri compagni. Quarto e quinto passo. Assicurare l'indottrinamento in maniera generalizzata. La maniera di conseguirlo sarebbe con due misure. Una, la scolarizzazione obbligatoria. Obbligarli ad andare a scuola, ma alla scuola statale. Secondo, anticipando la scolarizzazione a delle età molto, molto presto, molto temprane. Lui disse che l'età per iniziare è non dopo i 4 anni. Tutto questo, insegnare che la neve è nera, deve iniziare a 4 anni. Tra i 4 e gli 8 anni è l'età idonea per strappare i figli dalle braccia paterne. Frase sua. Bene, il sesto passo, l'implementazione della scienza come nuova religione, eccetera. Vedete, quello che ci hanno detto è quello che noi vediamo. A Berlino, notizia, aprirà il primo asilo arcobaleno. Un asilo che sarà gestito principalmente da persone della comunità LGBT, che serve, scrive il giornalista, per insegnare ai bambini come far sbocciare il gay che è dentro di loro. Nell'asilo ci saranno 10 normalissimi libri per bambini, ma anche 3 in cui un principe sposa un principe. Commenta il giornalista, non si può non notare che c'è un lavaggio del cervello bello e buono, che con la scusa di tolleranza e dell'inclusione, perché se tu non fai questo, no, sei un eccentrico, un esaltato, un pazzo, un medievale, un prete medievale, come ci sono alcuni di Torino. Attenti che sono qua in giro, padre Danilo e padre Giuseppe, attenti. Parlando di Torino, mi dispiace, notizia antica, a Torino nasce la scuola di drag queen per bambini. L'idea è nata per gioco, si dice, soprattutto su richiesta di alcune donne che volevano migliorare il proprio comportamento, imparare a camminare con i tacchi. Sembra normale. Spiega Dario Bellotti, in arte Barbie Bubù, attore e trasformista, che si esibisce come drag queen da 21 anni, fondatore dell'art studio Drag Queen. Al corso, un corso all'asilo. Noi ridiamo, un bambino non capisce niente. No, noi ridiamo perché è ridicolo, perché ci hanno detto che cos'è la realtà. Un bambino non ride, un bambino si confonde, e si confonde per sempre. Lo scopo è dimostrare, dice, che la drag queen non è per forza omosessuale, perché può essere una donna, anche, si chiama bio queen. Non può mancare il riferimento alle lotte per i diritti omosessuali che le drag queen incarnano. In 20 anni è cambiato tutto, abbiamo tolto parecchi blocchi, ci sono meno pregiudizi. Lo scopo è insegnare al bambino che il drag queen non è né una donna né un maschio, è semplicemente uno che vuole divertirsi. No? Avete mai visto un drag queen? È una cosa
se avete coraggio, magari in compagnia qualcuno che vi sostenga, mettete. Lei sei là in Spagna, quindi tra poco in Italia. Tra i bambini da 0 anni, non so, dal seno della madre, ancora non nati, forse già vi dice, da 0 a 6 anni, si obbliga l'intervento educativo per favorire la scoperta personale della sessualità e la costruzione del proprio genere attraverso la scuola. La scuola dirà a un bambino a quale genere appartiene, maschio o femmina. Come si farà questo? Attraverso la sperimentazione e alcuni giochi. Il governo, dice la legge già approvata, deve promuovere il piacere e il riconoscimento del proprio corpo nei bambini. Il metodo educativo per imparare a scoprirsi sessualmente sarà ricco negli stimoli, provocatorio, emozionante, rispettoso verso gli interessi, gusti e scelte dei bambini e delle bambine. Si è fatto un appello perché almeno i genitori sapessero cosa c'è dietro. La risposta è che l'educazione integrale, inclusa quella affettivo-sessuale, è un diritto fondamentale dei minorenni e si difenderà questo diritto sopra qualsiasi veto parentale che si voglia imporre. L'unico interesse che deve prevalere è l'interesse superiore del minorenne. I genitori non possono far parte a questo scoprire sessualmente il proprio genere. Lo farà un adulto, un insegnante. Bene, io... Questi sono gli esempi più drammatici, no? Però tutto questo ci era stato detto prima, che avrebbero fatto dire che la neve è grigia, e hanno detto una cosa molto più difficile, sono riusciti a una cosa molto più difficile, a dire che non sei maschio né femmina. Bene, conclusione, questo è il nostro panorama, bello, non è molto incoraggiante. Però se c'è un errore grave sarebbe arrendersi e dire bene, le cose stanno così. Il secondo errore è dire bene, almeno adesso lo sapete. No, no, no. Se noi sappiamo, se noi distinguiamo un problema è per offrire una soluzione. La soluzione si sta dando in tante parti. Io solo voglio difendere soprattutto a quelli cattolici che si stanno dando da fare e si stanno sacrificando enormemente per offrire ai propri figli, possono offrirli o quello che abbiamo letto o possono offrire, perché è nella loro potestà, offrirgli un ambiente cristiano, offrirgli la verità cristiana. Ho sentito uno dei video del nostro padre fondatore in questi giorni, per ricordarlo, c'è uno che si chiama "Come il padre ha mandato me, così io mando voi". Quando Cristo comanda qualcosa, sottolinea il nostro fondatore, quando Cristo affida una missione a uno, le assicura tutti gli elementi per poter farla. Se a un papà o una mamma le affida un figlio per educarlo, vi ha dato anche tutti gli elementi, tutte le grazie per poter offrire questa educazione. Nessuno deve qui spaventarsi davanti a questo. E se noi abbiamo considerato il nemico, dobbiamo adesso considerare che siamo molto più forti del nostro nemico. Il problema è che non ci rendiamo conto. Forse questa presentazione, l'unico scopo che ha è quello. È ora di svegliarci dal sonno e cominciare a correre per l'educazione. Si può fare questo. E nessuno deve credere, se non si è fatto, è perché non abbiamo voluto. È perché non abbiamo visto la necessità, è perché magari eravamo contenti. Però non è mai soluzione, anzitutto arrendersi a che questa sia la situazione. Cardinal P. nell'Ottocento diceva: voi tutti miei fratelli, se siete condannati a vedere il trionfo del male, non lo acclamate mai, non dite mai al male sei il bene, alla decadenza sei il progresso, alla notte sei la luce, alla morte sei la vita. Uno spagnolo, Don Juan Vázquez de Mella, diceva: quando non si può governare dallo Stato con il dovere, si governa da fuori, dalla società, con il diritto. E quando non si può, perché il potere non lo riconosce, si appella alla forza per mantenere il diritto e per imporlo. E quando non esiste la forza, quando non abbiamo più forza, piegarsi? No. Allora si va anche alle catacombe o a un circo, ma non si cade in ginocchio per il fatto che ci stiano gli idoli in Campidoglio. E quindi il panorama non è buono, e lo vedeva anche Don Bosco al suo tempo, se c'è un'epoca calamitosa per la gioventù è quella nostra, però lui diceva: ma se una mano benefica strappa questi bambini a tempo del pericolo
l'indirizza in una carriera onorevole, li forma nella virtù attraverso la religione, essi saranno capaci di aiutare se stessi e gli altri, divengono buoni cristiani, cittadini sensati, per essere un dia fortunati abitanti del cielo. Nell'epoca di Don Bosco non era per nulla facile, non è che quella sua era facile, quella nostra no. Semplicemente si è deciso, semplicemente ha visto quello, il valore che ha l'educazione. Dobbiamo veramente avere speranza che Gesù Cristo aspetta da noi solo il sacrificio. Pio XI, 100 anni fa, diceva che mai i sacrifici saranno abbastanza quando si tratta dell'educazione cristiana della gioventù. E se il sacrificio significa sacrificare, per, come succede a Vittor Chiano, che ti manca l'insegnante di tale materia, amici, i tempi sono questi, ed è assicurare l'educazione morale e assicurare il bene. La istruzione si può cambiare, si può migliorare più avanti. L'educazione morale è determinante, determina se la persona è buona o cattiva, e tu devi scegliere tra questo, non se è letterato o non è un letterato. Non, in questo non è che consiste solo l'educazione. Certo, è importante imparare letteratura, però nulla serve se è moralmente cattiva la persona, sapere letteratura. Io finisco con questo, con un esempio che cercherò di tradurlo qui dal vivo. Voi sapete, in Messico, durante la persecuzione di Calles, il presidente che mandò fucilare praticamente il clero, mandò chiudere ogni attività religiosa, si alzò un gruppo di contadini, praticamente persone senza nessun mezzo per fare una guerra. Dopo qualche militare li ha organizzati, però erano persone che non sapevano andare in guerra, contadini che hanno lasciato anche le loro famiglie. Perché? Perché volevano la messa della domenica, volevano poter proclamare apertamente la fede. Bene, è successo che questi cristeros, i famosi cristeros, hanno vinto questa guerra, e un contadino, con quella poesia, con quella sapienza che ha una persona semplice, lui scrisse questo, dopo la loro vittoria. Il 31 luglio del 1926, alcuni uomini fecero tutto affinché Dio nostro Signore si allontanasse dai loro templi, dai loro altari, dalle loro case, dalle case dei cattolici. Ma altri uomini fecero di tutto affinché tornasse un'altra volta. Questi uomini non hanno considerato che il governo avesse tanti soldati, tantissime armi, tantissimi soldi per fargli la guerra. Questo non lo hanno considerato. Ciò che hanno visto era che dovevano difendere il loro Dio, la loro religione e la loro madre, che è la Santa Chiesa. E questo ciò che essi videro. A questi uomini non importò dover lasciare le loro case, i loro genitori, i loro figli, le loro mogli, quello che avevano. Sono andati ai campi di battaglia a cercare Dio nostro Signore. I fiumi, le montagne e le colline sono testimoni che quei uomini parlarono, gridarono a Dio nostro Signore con il santo nome di Eviva Cristo Re, Eviva la Santissima Vergine di Guadalupe, Eviva Messico. Gli stessi luoghi sono testimoni che quegli uomini irrigarono la terra con il loro sangue, e non contenti di questo, diedero le loro stesse vite affinché Dio nostro Signore tornasse un'altra volta. E vedendo Dio nostro Signore che quegli uomini veramente lo cercavano, tornò un'altra volta ai loro templi, ai loro altari, alle case dei cattolici, come stiamo vedendo adesso, e affidò agli attuali giovani che se nel futuro si presentasse di nuovo la stessa situazione, non dimentichino mai l'esempio che lasciarono i loro antenati. Dio dia a tutti noi il coraggio di opporci a costo di grandi sacrifici, perché vedendo il nostro impegno affinché Dio sia di nuovo presente nelle famiglie, affinché Dio sia presente nell'educazione, nelle scuole, affinché Dio sia presente nelle nuove generazioni, vedendo questo nostro impegno, il Signore vorrà tornare per far parte inseparabile e insostituibile della vita degli uomini. Che la Madonna ci conceda questa grazia.